Ciccio Gamer si è addormentato e chi lo sveglierà? Ciccio Gamer si è svegliato e un video rapparà. Hakuna Matata ragazzi, beh, che dire, è stato un raduno favoloso, alla Mostra d'Oltremare a Napoli è stato un raduno favoloso. Io, come avevo già detto a diverse persone, mi aspettavo all'incirca dai 200 alle 400 persone. E è stato qualcosa di pazzesco, eravamo più di 1300 persone, non me lo sarei mai aspettato, veramente mai. E sono stato accolto in una maniera incredibile, è stata un'emozione fantastica, tant'è vero che più di una volta mi stavo commuovendo, ma sinceramente ho trattenuto tutto, ma più di una volta mi stavo commuovendo. La parte più bella è stata, cioè l'impatto più forte è stato l'inizio, quando io praticamente mi sono affacciato alle prime sbarre dei cancelli e ho visto tutte le scalinate piene. Veramente signori, grazie, grazie all'infinito. Sicuramente faremo altri noduni a Napoli, adesso che comunque ho i contatti degli organizzatori della fiera della Mostra d'Oltremare e del Comic Con, quindi ne possiamo fare quanti ne vogliamo. Mia intenzione cercare di andare un po' da tutte le parti d'Italia, almeno nelle città più importanti, diciamo così, e anche non cercherò di viaggiare, ovviamente. Signori, grazie, grazie all'infinito. Per farvi sapere una cosa, le magliette questa volta sono durate 5 minuti. Ve voglio bene, signori. Ci vediamo in giro per l'Italia, ragazzi. Veramente un bacio enorme. Dovrebbe registrare. Come si vede? Comunque, Hakuna Matata ragazzi, siamo qua. Sto per partire per Napoli. Vediamo che ore sono. Vediamo, ve lo faccio vedere proprio mainstream. Tiè, guarda che roba. Siamo pronti? Non credo. Non siamo ancora pronti. Comunque stiamo per partire. Speriamo che c'è un sacco di gente. E qui ci sono persone che si fanno i capelli. Ciao! Va bene così. Con una musica incredibile, tra l'altro. Ambrogio. Fate vedere quanto sei sexy, Ambrogio. Mamma mia, è la sexaggine. Come la va? Bella gioca, bella salve, 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 salve. Cosa l'è in mano? È il tuo amore, questo sarà. Va bene. E questo tradisce. Va bene, io lo mangio, non ti preoccupare. Ma non lo so che mangio. Io mangio tutto. Anche a te se vuoi. Ci tengo per adesso. Ciao bella. Salve, salve. Vabbè, salve, ci sei andato, ciao. Vabbè, buonasera, sta bene. Un print incredibile. Pronto. Se mai vieni alla mostra, dopo che eravamo andati a Napoli fuori, qualcosa di incredibile. A Santa Anastasia. Comunque mo vediamo un po' quanta gente c'è. No, non ci credo! Porco Dio! No, fai vedere da qua! Raga, c'è? No, ma c'è il, c'è il panico! Che t'aspettavi? Raga, c'è il panico! Raga, c'è il panico! C'è il panico! C'è, ma... No, no, fai vedere! Porco il fattore, come faccio vedere? Rifammo vedere da qua. C'è! Ma guardate, raga, qua! Raga, io penso stiamo una millata. Madonna, quanti siamo! Volevo portare anch'io le magliette! Mi sarebbe convenuto portarle pure a me! Finisce l'inferno, ve le mangiate perché ve le dovete gustare. Io volevo portare le magliette, mi conviene portarle pure a me. Ma me le portate? No, ce l'ho le magliette io. Venna mia, 200.000 euro, diavolo. No, non la voglio. È pure sudata un po', se la volete. Io voglio a Romix, va. A Romix è venno, fatemi cazzo, la devo portare là, qua, ma no, devo portare. Tanto comunque, cioè, raga, c'è un bordello. Porco di quanti siete. Io c'ho pure la namorata, c'è Mina, no? Ma no! Io c'ho pure che c'è Mina, non lì. Sono tipo un casino. Sono un casino, so. Le magliette se ce le abbiamo ancora tutte, sì. Qualcuno... Oh, c'è le magliette di Cicciarani, non è vero mai. Allora, siamo...
20 gol hanno fatto. Dobbiamo fare questa roba. Guarda, c'è lo zoom. Questo si chiama zoom. Piano piano. Quella che corre, minchia, questo. Sì, è bello se sei. Ha inciampato, ha inciampato. Ma c'è 30, è uscito con le magliette. Ma le mattina là. Quanto le giocare a questo? Ma che senti! Le grandi persone! I big money! Guarda, Mirko sta lì, lo vedo, vedo un tramito la testa. No. Come ti chiami? Ernest. Se mi chiamo sempre Ernest, non mi cambia. Prima mi chiamavo Diego, poi ho cambiato, cioè, perché era più bello. C'è un casino di gente, madonna. Ragazzi, qua c'è un casino di gente, adesso andiamo a vedere Mirko. Vendi, eccolo là, lo vedi? Mirko! Troppa gente, troppa. Oh, ti avvicinerò alle camere. Non accelerare, aspetta, avvertiamo che c'è la tua. Basta. Ciccio! Mirko! Bravo, riprendi tu. Io ti sto riprendendo la te. Ehi, figlio, te non ti preoccupare. Ti preoccupa, ma vedo io. Non riprendere lui, che lui già sta tante volte nel video. Vai, guarda le gente. Ragazzi, qua c'è gente. Tanto noi ci mettiamo su. C'è una panoramica, mi viene la vomitata. Viene la vomitare. Ragazzi, vai, un suo fan che io... Bellissimo. Sì, zitto, non usare. Dai, sulle scale!
Venditi. Dai, che facciamo la culata per tutti quanti. Dai, dai, dai. Sulle scale, tutti quelli che sono. Dai! Dai! Dove stanno i ricetti? Saranno mangiate, frate, ma. Ragazzi, sulle scale. No, dai, 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 ragazzi, sulle scale. Facciamo bella cura matata, dai! Ragazzi, sulle scale, dai, vai, dai! Sulle scale! Ragazzi, sulle scale! Sulle scale, sono tutti fotografi! Non riesco a vedere. Ci vediamo, ci seguiamo. Joker non lo facciamo più. Ci siamo giocati Joker. Allora, io parto da destra. Io parto da destra fino arrivo a sinistra. Quindi qua davanti è inutile che ci state. Andate a destra. Vengo io. Poi dopo, per gli autografi le foto, vi torno a destra e vi chiamo, io vi chiamo, vi faccio giusto, non altro presente. Allora, fermi! Un secondo, vai giù! Vai giù, un secondo! Raga, mi serve lo spazio! Mi serve lo spazio! Lo prego, fratello! Delle acque! Gesù Mosè, Lambo! Dove è Randy? No, che poi ti viene? Prova di fare la parola! Allora! Oh, silenzio! Come va a Napoli? Vai Ernest! Comunque no, oh no sulla faccia, un po' lontano! Va bene, me ne metto qua! Mettila nell'angolo Ernest, va! Ciao! Ciao!
questa di giocare la voglio. Vai più di stella, vai. Ah, se sei attaccato, hanno trovato il megafono. Vendi! Ha trovato il megafono, Randy. Vendi ha trovato il megafono, finalmente. Mettete mi piace perché poi gli haters non ce la fanno più, ma già non ce la fanno Orelle, cioè invece la metti non mi piace, cazzo, ma studiati un attimo quello che fa lo youtuber, apprendi, fai cagare, quindi io però c'è anche da dire che la community italiana è molto giovane, eh? Cioè, ma non proprio di età, anche di età,
ma proprio di mentalità. È molto giovane. YouTube è scoppiato da 3-4 anni, sì, in realtà. Quindi bisogna farla crescere, cioè per quello va fatta crescere la community. Io spero che un giorno. Quindi la vedi in crescita, diciamo? La vedo in forte crescita. Il problema è che bisogna. Hai visto quando tu metti un rametto per far crescere una piantina? Sì. Bisogna fare la stessa cosa, però dovrebbero farlo tutti gli youtuber, non solo pochi cristiani e altri, no. Però comunque sono fiducioso. Grande Ciccio!